La Tesa Fuji X100 è finalmente sul mercato. Si tratta di una compatta di classe che, tutti lo sanno e nessuno lo nasconde, strizza l'occhio alla Leica. Strizza l'occhio alla Leica a cominciare dalla confezione, dalla presentazione. Difatti viene presentata in un elegante cofanetto. Eccolo qua. Oltre al cofanetto, naturalmente, di stile, chiamiamolo Leica, c'è il design, la carrozzeria e la disposizione delle varie ghiere dei comandi. Inoltre ha anche un mirino galileiano come quelli di una volta, quindi molto luminoso. Però oltre ad essere molto luminoso è anche molto tecnologico, perché basta appoggiare l'occhio al mirino e dentro si illumina il riquadro della ripresa, cioè il campo inquadrato dall'obiettivo. Campo inquadrato dall'obiettivo che è un obiettivo fisso grandangolare da 35 mm equivalenti. Il sensore è un APS-C da 12.3 megapixel. Come sempre, noi abbiamo provato in condizioni reali di impiego questo apparecchio. Apparecchio che è molto adatto alla cosiddetta foto di strada, diciamo quella foto che una volta si chiamava alla sauvette, per dare una definizione che sarebbe piaciuta a Cartier-Bresson. Noi l'abbiamo provato in condizioni appunto di reale impiego e adesso vediamo assieme i risultati. Piede è un accessorio indispensabile, spesso però lo si lascia a casa per il suo peso. La possibilità di realizzare video con le fotocamere rende l'utilizzo del treppiede ancora più necessario. La scelta deve quindi orientarsi verso un cavalletto che abbia caratteristiche adatte alla ripresa video. Questo complica un po' le cose. Noi in un recente reportage abbiamo provato un modello della Benro, un modello che è allo stesso tempo leggero ma dotato di una testa video di qualità.
Nonostante la leggerezza, ne abbiamo apprezzato la stabilità e la flessibilità. Vediamo il servizio.